festa vestito elegantemente, con il mio ardore e il mio carisma da psicopatico, con quello sguardo tagliente, diretto, come la tigre appena uscita dalla gabbia. Avevo un discorso da fare quella sera, in cui dichiaravo i motivi della mia fuga all'estero. Mi diressi verso il tavolo passando tra decine di persone che consideravo sagome in attesa di applaudirmi e che per di più non conoscevo nemmeno il loro nome. Mi sorridevano come si sorride a un principe. Stavo morendo, ma nessuno se ne accorgeva. Ogni passo, ogni sguardo veniva captato come un esempio, ma io morivo ogni giorno di più. Un uomo che somigliava a mio nonno conquistò l'attenzione della folla con un microfono e tutti anticiparono il mio discorso con un finto applauso. Presi il microfono e dissi: buonasera a tutti, vedo che siete in tanti. Ebbene, eccomi qui di ritorno dai morti. Tutti sorrisero, non sapevano che era vero. Come siete stati giustamente informati, io lascio il paese, vado a vivere altrove. Recitai in modo altezzoso la mia parte, consapevole che non lo ero, ma in fondo era questo che loro si aspettavano da me, ed era questo che ero pronto a concedergli, il mio disprezzo e il mio finto sorriso. Facevo del mio aspetto uno spettrale mistero. Nessuno sapeva cosa si nascondeva dietro questi occhi. La tristezza, un uomo alla fine della sua corsa. Dentro il mio sguardo c'era l'essenza dell'infelicità. Finito il mio monologo, mi diressi con un passo veloce in terrazza, ignorando la maggior parte delle persone che mi tendevano la mano. Mentre mi confondevo nel buio, credendo di essermi allontanati da tutti, una voce femminile mi chiamò. Mi voltai distrattamente per vedere chi mi stesse chiamando. Era una bellissima ragazza. Indossava un soprabito blu elettrico e portava con sé due bicchieri di spumante. Presi lo spumante e gli chiesi: wow, e tu da dove vieni? Credevo avessi invitato solo persone comuni che hanno solo bisogno di appuffarsi a una festa. Tu non mi sembri quel tipo di persona. Lei sorrise e disse che non era stata invitata. Si era infiltrata quando ho detto che partiva. I suoi occhi erano troppo grandi e troppo intelligenti perché io riuscissi a nascondere la mia infelicità e la mia rabbia. Così evitavo di guardarla. Ma lei non sembrava dispiacergli di tutto questo, anzi, era quasi meravigliata. Cominciai per la prima volta quella sera a essere sinceramente interessato. Interessato a quegli occhi che dopo molto tempo erano riusciti a scoprirmi. Mi sentii ad un tratto goffo e impacciato. In quel momento quella ragazza non stava più parlando con la mia immagine, ma si stava rivolgendo direttamente a me.